Tanto lavoro è indiscutibile, portare anche correzioni oltre che situazioni di gioco in coordinamento anche con i tecnici che vengono poi anche ad Empoli a fare dei corsi e vedere come funziona il tutto. In cosa veramente, Tommaso, si deve migliorare? Quello che stiamo cercando di fare noi è quello di lasciare a livello cognitivo il bambino libero, nel senso che cercare di dargli sempre meno indicazioni, no? Come sempre cercare di lasciare libero la fantasia e quello che è la loro visione del gioco, quindi cercare di non smorzare la loro creatività, quindi cercare di lasciarli liberi, lasciarli divertire, chiaramente dandogli delle linee guida, essendo d'aiuto, ma cercare di sviluppare la loro capacità cognitiva e di pensiero, perché viviamo in un mondo dove il pensiero del bambino è sempre più schiacciato, no? Da quelle che sono le regole, da quelle che sono gli stili di vita. Quindi nel nostro piccolo stiamo cercando di lavorare tantissimo dal punto di vista cognitivo. Allora, facciamo un punto della situazione anche di Tommaso. La carriera, voglio ricordare, prima di Empoli. Allora, io ho giocato a calcio, ho fatto settore giovanile nel Bologna e ho giocato in prime squadre, Serie D, Eccellenza, poi dopo ho iniziato ad allenare, era una cosa che mi piaceva di più che giocare, quindi mi sono buttato su questo mondo, diciamo, ho fatto il corso UEFA, e ho lavorato all'estero per un paio di anni e poi fortunatamente è arrivata, insomma, sono voluto tornare in Italia ed è arrivata la chiamata dell'Empoli che mi ha riempito d'orgoglio, quindi sono contento, ecco. Una società organizzata come quella dell'Empoli che cerca di trasmettere organizzazione, metodo e pensiero naturalmente anche alle affiliate, il Tommaso pensiero su quella che potrebbe essere, uso un termine un po' pesante forse, l'ingerenza dei genitori? È chiaro che parlando con tutte le società affiliate il problema, non il problema, però insomma il discorso genitori è venuto, è sempre uscito, è chiaro che l'ideale è cercare di fare un lavoro in simbiosi, no? Cercare di dare noi, di fare il nostro, dando l'educazione sportiva all'interno di quelle che sono le nostre competenze. Poi è chiaro che se si riesce a collaborare con quelle che sono le figure dei genitori, tanto meglio, chiaramente. Una battuta anche sui dirigenti e soprattutto sui tecnici. Naturalmente andate spesso là, anzi quasi sempre, dove le società non sono professionistiche, dove tecnici e dirigenti fanno anche altri lavori. Vi ponete con la stessa situazione in presentazione o effettivamente avete delle situazioni graduali diverse là dove andate? No, certo che noi conosciamo benissimo le realtà dilettanti, perché anche all'interno dell'Empoli Football Club abbiamo l'Empoli Giovani, che è una realtà di scuola calcio dilettante, ok? Quindi conosciamo benissimo tutte le dinamiche che riguardano le società dilettanti, anche perché ognuno di noi, prima di arrivare all'Empoli o comunque una società professionistica, ha vissuto la realtà della società dilettanti, quindi le conosciamo, le rispettiamo tantissimo, quindi ci cerchiamo di dare delle linee guida, e quello che diciamo noi sempre è quello di lavorare in maniera autonoma, nel senso che ogni allenatore conosce l'ambiente in cui lavora e quindi deve cercare, seguendo chiaramente le linee guida dell'Empoli, di lavorare su quelli che sono i propri obiettivi, gli obiettivi societari nell'ambiente in cui ci si trova. Quindi diamo massima libertà di pensiero a tutte le società dilettanti che abbiamo, che seguiamo. Ecco. E se ti dico buon lavoro? Grazie. Ne hai da fare, no? Però vedo molto piacevole, vero? Sì, vabbè, finché si sta sui campi con i bambini, con i ragazzi, è qualcosa di magnifico, quindi non lo considero neanche un lavoro.